No, se la tengo qua è meglio. Perché dici che ci vengono anche delle persone abusive. Se hai visto, immagino. Hai detto l'arca, deve aver visto un'ombra. Ragazzi, il nostro film okay, horror ha inizio. Prego. Sei davvero bravissimo. Ragazzi, questo è il cantante di Dreamcore. Come potete vedere, ha dei serissimi problemi sulla sua identità sessuale. Tanto a posto non è, ma noi lo accettiamo. Che bel inizio. Chuck. Buona. Stanis entra. Siamo in partenza per... Come si chiama questo posto? La Sipe di Spilamberto. Sipe di Spilamberto per girare il video della nuova canzone di Dreamcore. Ragazzi, è il frontman versione completa, perché non era già abbastanza. Basta! Scusa, ho usato un termine che ci censurerà. C'era un culo. Lui è Luca. Siamo tutti. Buonasera a tutti, ben arrivati. Qui abbiamo Bassa. Potete vedere quanto ama comparire nei video. Andiamo a vedere gli altri qui da vicino. Seguiamo la testa di Bassa. Questo è Daniele, il batterista. Questo è Ico, il batterista. Sono qua apposta. Mi piace la camicia viola. Questo è adattissima. Il nostro vocalista. Ciao bella. Sì, parlo con la fotocamera. Vedete lui com'è bravo, che si presta alle riprese. Basta, impara da lui com'è bravo. Perché sono troppo egocentrico. Abbiamo anche Marvo. Matti, il nostro. Cosa devo fare presentare? Ok. Abbiamo anche Marvo, che vedete anche lui ama molto la fotocamera. Molto entusiasmo trasmette dal suo sguardo. Stanchissimo. Però un sorriso ce l'ha regalato per la diretta. Bene. E tra poco inizieremo la riprese. In realtà faremo il set fotografico prima. Ma che si sta registrando? Ai membri della band. Siamo sul set, ragazzi. Questo è un classico riduno dei cringe crawler. Esatto. Bello cringe crawler. Che litigano per I qualsiasi cosa. Cringe crawler. E non sono mai d'accordo su nulla. Direi. Siamo noi, siamo sempre a cringe. Adesso dobbiamo andare a fare le foto. Questo è il frontman. Ancora. Nel caso in cui non si fosse capito. Io sono quello che rompe i coglioni su tutto. Sì, no, ma campo è buono però. Non è vero. Questo è Bassa invece. Che è sempre pronto a coprirsi il volto. Sembra John Travolta. Sì. Abbiamo anche ascoltato Chris prima. Guardate, dai, balla per noi, ma campa. Non so ballare. Cantami una canzone. Lui suona e lui balla. Bellissimo questo balletto. Bravo campa. Ma guardate che bravi questi ragazzi. Metteremo questa scena loop nel video. Piazzo eventualmente io il colore che voglio. Bravo, infatti, perché comunque la copertina è anche di tennis. Non so se vedete che lui ha una spada laser in mano. Fa finta di niente, ma è palesemente una spada laser. La cuglia. Che figo. Ricco, ma perché hai preso il basso? Lui deve essere sempre. Cioè, i tipi film ce li sei tipo, sai Squizgal più di dentro, perché c'ha sempre la chitarra e suona sempre la chitarra. Infatti io sono così anche quello, secondo me. Sì. Ho pensato di metterlo nel cesso, purtroppo è una stanza molto fredda, secondo me. Quella è la vecchia polveriera. Sì, di Schustenberg. Ma Mati, chi? Nelle foto apparirai anche tu, giusto? Sì, con tutta il velame. Ok, appunto, so perché... Ce l'ho, tutto nella borsa. Grazie, papà campa. Perché, peraltro, sei bellissima, ma secondo me Tommy non ti Era quello che intendeva.
Cioè, io ti vorrei nelle foto. Ma... una foto. La faccio per te, campo, una speciale. No, se la tengo qua è meglio. Perché dici che ci vengono anche delle persone abusive. Perché se hai visto l'arca, deve aver visto un'ombra. Ragazzi, il nostro film okay, horror ha inizio. Andiamo di qua? Madonna mia, è proprio... Sì, ma secondo me se qualsiasi criminale vede Tommy, stasera scappa terrorizzato. Peggio per il criminale. Ma stai sempre con noi tu, vero? Non ci lasci da soli. Perché non risponde? Okay, cobra! Se per caso mi vedete ombre o camera di vari, ditemi sì. Dopo devo andare a vedere. Allora, siamo non dovete essere tutti sulla stessa linea, vi dovete mettere un po' più avanti. Ah, poi là, poi là. Sì, però almeno 2 anni di lavorare, poi rimanete in un'altra cosa, quindi qua. Francesca, ma che qua che così... Cosa? No, perché sennò fa per lei. Ma non conviene che Tommy vada dietro? Ah no, perché è fuori. Lui è l'immagine della testa. Bella roba. Bella roba. Domani c'è sta dritto, laterale. Sembra un po' laterale, non tutti frontali. Sarebbe tolto un po' perché se qui là. Ma neanche proprio. E voi guardate me, ok? Ma chi? Come state? Come siete adesso qua per te? Perfetto. Alcuni guardano. Perfetto, ciao. Non vi muovete ragazzi. E riesci a andare un gradino giù? Sì. Un gradino giù, bravissima, sempre contro la parete. Matti, sei lì? Dai! Pensi che vuole rincerare. Ok. Quello che usavo prima per le foto. E mi lasci solo quello lì che avevi in mano. Esatto, quello lì vuoi vedere, c'è sotto il velo. Tommy, un piccolo passo verso destra, piccolo piccolo, perfetto. Un po' meno. Perfetto, ovvio. Cazzo! Scusate. Questo di più, vabbè, quello del Bologna, no? Così. Minchia, che schifo che fai quello. Fai proprio novità. Passi. Ciao Luca! Ciao! Ciao! Ciao Massimo! Stato bello, ti va bene? Perfetto, avvicinalo più che puoi alla verso di me. Ma perché non descende? Perfetto! Per il potere di Grayskull! Ok, possiamo farlo simile. Io adesso si è incazzata, canta, porco due. Più easy. Quindi io Tommy. Un altro. L'altro, il prossimo. Le gengive. Proviamo quello. Poi io, con il mio collega, ho tipo il sorvegno, ma lo vedo che mi sento un po' stupito. Prossimo. Immagina cosa fare. Pensavo a iniziare così, diventi Dax. Dillo tu come è andata l'ultima volta che hai fumato i sigari. Appunto, per questo. Io quando fumo un sigaro perdo il fascetto per una settimana o due. Ma di non devi mandare giù il fumo? Lo mando giù il fumo. Il sigaro? Sì. Infatti, scusa, cioè. È l'unica cosa che faccio praticamente, non so. Oh, si basta che devo fare una foto. È vero. Che bello. Se avessi il cappello saresti Mr. X di Resident Evil 2 comunque. Allora, piccolo passo verso la luce. Ok, prova un pochino su quarti verso il motore. Sai dove me l'ho preso? Tipo l'ho preso il sito era russo, però mi è arrivato dall'America, non so che cazzo. Non è che ti hanno clonato la cara. No, incredibilmente non è. Ecco, posso farla con questo? Si mira da dentro. Se a tuo agio nel prossimo. Fai una cosa, tu vai fuori, proprio per prendere contro la luce e con la mano fai tipo questo, come se stessi entrando. Cazzutissimo! Ok? Oh, mio Dio! Mio Dio, la mano! No, beh, ecco, uno me la lascia accesa così la macchina non impazzisce. Allora, dritto me, chiedi di varicarti un pochino, ok? Ti apri con Dani, attento! Esatto.
Beh, alle Indel, cioè, hai fatto Villa Vulcano? Cioè, ma devo ammazzarne la gente, lo faccio. In che senso devi ammazzare la gente? Vabbè, fermo lì. Per girare Villa Vulcano, devi accettare il contratto. Però c'è anche un boss lì, non so se... Sì, no, non puoi... cosa ti servono? Due di... Posso con la tua uccisa, no? Ah, i Sacriderma. I Sacriderma, dici? Sacriderma ne ha già ucciso un po', ma... No, c'è, un bo- c'è il boss del Sacriderma, Villa Vulcano, e poi c'è un altro boss. Ah, perché non... Ah, perché non hai trovato... C'è un passaggio segreto. Tu, la tipa bionda, l'hai incontrata? Chi è la spolverina? Spolverina? La trovi a... a Liurna Lacustre. La trovi la prima volta. Cioè, cos'è che è? Se uccidi Radan prima... Io ho ucciso Radan prima di andare da Rani. Puoi accettare le missioni di Rani? Sì, no, anch'io. La Rani appare lì. Rani appare sicuramente. Io sotto l'altura. Sotto l'altura. Io... Io ma dici le tre sorelle? L'altura dove non puoi andare se non fai la quest di Rami. C'è un'altura a sinistra nella notte. Sopra il villaggio degli Abinauri. Esatto. Ah, ah sì, 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 sì. E sì, io sì. Lì non posso andare. Non posso più fare. Non ho sbloccato una missione che mi ci faccia andare. E Rami se ne è andata dalla tua. No, no, lì è un'altra parte. Lì devi andare. Ancora un po'. Ah, no, a Noxtella devi andare. Non mi ricordo qual è. Noxtella è la città che. In cui entri avendo fatto solo una run, faccio una fatica buona, perché tu vai ad Oxtella, fai una parte tutta sotto la via, un boss, dopodiché quando fai il boss c'è l'ascensore che ti porta su, tu puoi arrivarci anche se non fai la quest di run. Noxtella. Noxtella, c'è Nocron che è la città eterna, poi c'è Noxtella che è un'altra città eterna. Ah, quelli sotto, ok. Nocron è quello dove ci sono i tipi che hanno l'arco. Oddio, non mi ricordo l'arco. Dio, boh, che figata. Merda. È bellissima così. Sì, è figo. Ti voglio un asso. Bellissima, con luce blu che si accende. Così dobbiamo fare il video, bellissimo. Dopo quando fai. Quando siamo là, ti do l'iPhone che fai le storie anche di Instagram. Ma ti paga per questo almeno? Mai, mai abbastanza. Guarda che se mi brucio marci con questi baffi. Io spero che oggi finiamo con la ripresa, non servono riprese aggiuntive e altro, perché domattina toso. Tu dovresti, devi pregare che non piova domani, adesso. Perché se piove dobbiamo ritornare qua. Io la barba me la tolgo domattina. Vabbè, tanto le riprese sono al buio, mi metto un cappuccio e una maschera o qualcosa. Sì, in effetti no, lì si deve avventare. Abbiamo fatto tutti le foto sulla scala? Scale, fine, fine. Posto. Sessione foto. C'è una cappella qua, dobbiamo fare la foto. Alla cappella. La cappella. Tu vuoi tu incolonare? Ah, Revendrick! No, non posso. No, tu sai chi sei? Sei Re di Ferro, sei. Sì, perché? Perché tipo, me lo immagino così Re di Ferro. Chi è Re di Ferro? È quello sì, di Dark Souls 2 DLC. Il DLC di Dark Souls 2, secondo. Non me lo ricordo. Gran gioco Dark Souls 2. No, ma non me lo ricordo. Lo metto a Luca. Ma tu sei proprio un Re Luca, comunque. Sei il Re... Cavolo, è strettissimo. Strettissimo, infatti. Ok.